sono senza stipendio dal mese di maggio dello scorso anno e lamentano i ritardi dei vertici dell'azienda in cui lavorano nel fornire all'INPS i documenti necessari per attivare le indennità di cassa integrazione straordinaria, riconosciuta a dicembre dal ministro del lavoro. 87 dipendenti dell'azienda D'Aloiso, tra Manfredonia e Cerignola, questa mattina hanno protestato davanti ai cancelli della ditta che si occupa di trasformazione di prodotti ortofrutticoli e che, nei periodi di punta, fra lavoratori e indotto, vede l'occupazione di circa 800 persone. L'azienda, dopo tante sollecitazioni, anche grazie all'intervento delle forze dell'ordine, stamattina sta lavorando per inviare la documentazione all'INPS per la cassa integrazione. Ma perché non era stata inviata prima? Questi tempi sono stati lunghissimi per l'approvazione da parte del Ministero, perché stanno già in una fase di cassa integrazione straordinaria. Il Ministero, dopo una serie di sollecitazioni, anche grazie alla Prefettura di Foggia, ha avuto l'approvazione il 17 dicembre, non si capisce bene perché loro hanno perso questi 20 giorni di tempo a provvedere a inviare la documentazione. Non sono mancati i momenti di tensione dettata dal nervosismo. Io sono stato assunto come categoria protetta di disabile, con la percentuale di invalidità che avevo, ha usufruito dei contributi statali al 100% e mi ha preso a mandarmi a ricatto: se vuoi è così la funzione, se no vai a casa a cogliere cipolle nella terra e a lavorare i meloni dalla mattina alla sera. Ovviamente saremo pronti ad ascoltare l'azienda nel caso volesse replicare.